Ciao amici e Revotech a tutti. Innanzitutto ringraziamo di cuore Stefano che ci ha prestato il device e ce l'ha lasciato per quasi un mese. Stefano, tu sei un grande. La nostra community è unica in Italia. Ragazzi, provare per credere. Un saluto enorme e un abbraccio anche a quella persona straordinaria che è lo zio Bob. E lui sa il perché. Ma veniamo a noi. Da oltre 3 settimane abbiamo tra le mani il modello top di gamma di casa Samsung, l'S20 Ultra, ma non quello venduto qui da noi in Europa, bensì quello versione Qualcomm Snapdragon 865. La domanda ora è: Exynos sì, Qualcomm no, Qualcomm sì, Exynos no? In questo video non scenderemo a tecnicismi, benchmark fini a se stessi e non vi daremo tutta una serie di dati e di numeri inutili, ma invece vi diremo come ci siamo trovati noi con la versione con Snapdragon, come ci siamo trovati nell'utilizzo quotidiano, come l'abbiamo seguito nell'assestamento della batteria del sistema e degli aggiornamenti che abbiamo ricevuto, e faremo anche qualche confronto e qualche riferimento alla versione con Exynos, perché come sapete è tutt'oggi un prodotto molto discusso, perché quando il prezzo è super si pretende anche il massimo. Subito dopo la sigla ne parliamo insieme. Galaxy S20 Ultra 5G è disponibile a un prezzo consigliato di 1379 euro. Partiamo proprio dal prezzo, che per più di qualcuno può apparire eccessivo. Come abbiamo sempre detto, è giusto che esistano prodotti premium, sia nel prezzo che nella tecnologia adottata, ma chi li acquista, tuttavia, parte dal presupposto che sta per mettere le mani su un qualcosa di perfetto o quasi. E vi diciamo subito che la nostra è la versione con Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB interni di memorie UFS 3.1 espandibili con una micro SD, rinunciando a una delle due nano SIM, fino a 1 TB. Quindi dal punto di vista della dotazione è completo. E vi diciamo anche che la nostra versione è costata circa 870-880 euro su un sito europeo che vende questa versione con la multilingua, quindi anche con l'italiano, e il supporto a tutte le bande, sia 4G che 5G. S20 Ultra, a proposito di quello che dicevamo prima, perfetto non è, per diversi motivi. Abbiamo aspettato infatti molto per pubblicare questa recensione, proprio perché l'esemplare in nostro possesso aveva a bordo una release software che è la One UI 2.1, che poi si è aggiornata alla 2.5 con 2 aggiornamenti ulteriori, e quindi pensavamo non fosse definitiva, e in effetti avevamo ragione, perché dai primi test che avevamo fatto avevamo notato che c'erano diverse cose da sistemare, ad esempio una gestione della messa a fuoco non efficacissima, fino a una modalità notte con qualche problemino di allineamento. Per il discorso batteria va fatto poi un ragionamento a parte, che non sembra essere dovuto solo al processore scelto. Ma torniamo un attimo alla versione Exynos che abbiamo avuto modo di provare la presentazione ufficiale e sul quale sono state riscontrate numerose criticità, in primis proprio dalla community. Quello che viene da chiedersi è: com'è possibile che su un prodotto di punta da 1400 euro queste cose non vengano risolte prima, non di mettere il prodotto in vendita, ma addirittura prima di annunciarlo? È possibile che nessuno si sia accorto che l'autonomia di un S20 Ultra con Exynos, con una batteria da ben 5000 mAh, era di gran lunga inferiore a quella di un Galaxy S10 Lite, che è una batteria più piccola, del quale sono possessore attualmente? Possibile che nessuno abbia pensato che usando un sensore da 108 megapixel con autofocus a rilevamento di fase le prestazioni sarebbero state di gran lunga inferiori a quelle del sensore dual pixel usato ad esempio sugli smartphone top di gamma della generazione precedente, come ad esempio un S10 o un Note 10? Insomma, questi dubbi rimangono ancora oggi.
In più è grosso e pesante e il retro è decisamente bruttino. Come già avevamo visto sull'S20 standard, è quel grigio pessimo al quale ancora non ci siamo abituati e che non ci piace più di tanto. Ma dopo averlo visto e toccato con mano, non cambiamo idea. Il Note 10 comunque a livello estetico resta lo smartphone più bello mai fatto da Samsung, sotto il profilo del design. L'S20 Ultra comunque impressiona vista davanti, per l'enorme schermo da ben 6.9 pollici che occupa quasi tutta la superficie frontale. Ma se iniziamo a girarcelo tra le mani, ci accorgiamo di tante piccole cose che potevano essere sistemate. Non ci piace affatto la finitura Space Gray, come detto sopra, che doveva essere il colore di punta del modello. Altro che grigio spazio, è un grigio topo. Un vetro grigio lucido che trattiene parecchio le impronte e a tratti anche abbastanza scivoloso. Siamo certi che con una finitura in vetro opaco il risultato sarebbe stato totalmente diverso. Il bozzo poi posteriore che integra le fotocamere sporge di quasi 2 mm e il risultato, se lo appoggiamo su un tavolo, è di uno smartphone inclinato che traballa. Difficile che chi spende 1.379 euro per uno smartphone possa lasciarlo senza custodia e proprio per questo motivo si devono fare i conti con dimensioni e peso che crescono ulteriormente se si aggiunge appunto una protezione. S20 Ultra pesa 220 grammi. La custodia aggiunge altri 66 grammi ad un peso già ai limiti per uno smartphone. I 6.9 pollici di uno smartphone con un rapporto di forma così tirato non sono di certo paragonabili a 7 pollici di un tablet in formato tre mezzi, ma resta comunque uno smartphone che la custodia più sottile che si può prendere è largo ben 8 cm e alto 17. Passiamo ora allo schermo, che è di ottima qualità ed è quasi piatto. Lo schermo del Galaxy S20 Ultra è lo schermo che tutti si aspettavano da un Samsung Galaxy. Un AMOLED di assoluta qualità. Le novità quest'anno sono due. E la prima è quella di trovarsi davanti a uno schermo che torna a essere piatto, cioè flat, senza bordature e curvature strane. Il bordo Edge è appena pronunciato, tanto da restare Edge solo nel nome. Dove ci sono pixel attivi lo schermo è piatto e questo aumenta di gran lunga il comfort durante l'uso e la digitazione. La seconda novità è l'arrivo dei 120 Hz di refresh rate, ma solo quando la risoluzione dello schermo è impostata a 2400x1080 pixel e non a piena risoluzione di rendering, cioè 3200x1440 pixel. A nostro avviso qui è sbagliato l'approccio di Samsung nel voler imporre all'utente una scelta in termini di risoluzione e di frame rate. Esistono tante situazioni dove, secondo noi, se lo schermo fosse impostato a una risoluzione inferiore, nessuno si accorgerebbe di niente. Pensiamo ad esempio ai video in streaming, dove il contenuto è al massimo in 1080p, o a molti videogiochi che vengono renderizzati a una risoluzione molto più bassa. Samsung avrebbe dovuto introdurre una modalità totalmente automatica che, a seconda dell'applicazione, avrebbe scelto sia la risoluzione ottimale sia il frame rate ottimale. Nell'S10 Lite, ad esempio, abbiamo un pannello talmente buono e di qualità che io non sento oggettivamente la mancanza di un refresh rate più alto. La risoluzione, così come il frame rate, va gestita in modo dinamico. È giusto abbassare la risoluzione quando un calo non viene percepito dall'utente, come è giusto abbassare il frame rate quando l'immagine è ferma. Ricordiamo che 120 Hz e 120 fps sono due cose distinte. Il primo è il refresh rate del display, il secondo sono i fotogrammi dal motore grafico. Samsung starebbe lavorando, speriamo, ad un aggiornamento che sblocca i 120 Hz alla risoluzione Super Quad HD+. Ma questo non necessariamente vuol dire che la grafica verrà poi gestita a 120 fps. C'è poi un altro dato da valutare. In un display con tecnologia OLED come quello di S20 Ultra, la risoluzione percepita in movimento è più bassa di quella reale. Pertanto, che senso avrebbe tenere 3200x1440 a 120 fps se questa risoluzione non viene in alcun modo percepita? Nessuno. Passando poi alla luminosità e alla calibrazione dello schermo, ha una resa davvero molto buona. La luminosità di picco si avvicina ai 1000 nits. Qui viene uno dei punti forti del device. L'autonomia ci ha soddisfatti in pieno. La versione Qualcomm ci ha dato davvero grandissime soddisfazioni, arrivando sempre a sera, fin dai primi giorni,
con un residuo del 35-40%, con almeno 6,5-7 ore di schermo attivo e uso intenso misto tra rete Wi-Fi, 4G, GPS, navigazione, streaming, mail con tanti account in push, sempre attive, nessuna restrizione e nessun risparmio energetico. Dopo la prima settimana di assestamento abbiamo iniziato a concludere le giornate, spesso addirittura ancora con metà carica residua, quindi arrivavamo a sera verso le 9 anche con un 50% residuo. Con una batteria da 5000 mAh e da uno smartphone ci si aspetta un risultato eccellente in termini di autonomia e con i dovuti parametri del caso. Stiamo comunque sempre parlando di uno schermo da 6,9 pollici, uno dei più grossi mai montati su uno smartphone, ed è normale che consumi di più, sia nel caso dei 120 Hz attivi che utilizzando la super risoluzione Quad HD Plus. Nel nostro caso abbiamo sempre mantenuto attiva la funzione dei 120 Hz perché per noi ha più senso ed è sicuramente migliore rispetto a una super risoluzione ma con un frame rate bloccato su 60. Io che sono utente Exynos, facendo l'avvocato del diavolo, adesso potrei rispondere: ma è facile puntare il dito contro l'Exynos scelto da Samsung al posto dello Snapdragon 865 in Europa. Ma l'Exynos 990 usato da Samsung è costruito addirittura con un processo produttivo migliore, 7 nanometri EUV, di quello usato da Qualcomm, e perciò dovrebbe essere incredibilmente efficiente sotto il profilo energetico. Dove sta l'inghippo? Perché allora S20 Ultra consuma così tanto versione Exynos? L'Exynos 990 dell'S20 Ultra non ha un elevato battery draining, anzi, sembra essere leggermente più efficiente dello Snapdragon in standby. Questi sono i test ufficiali che trovate in rete ovunque. L'Exynos 990 invece consuma tanto quando si usano i core custom e quando si usa la GPU Mali G77. Se rimoduliamo i test togliendo i giochi e lasciando solo social, browsing, mail e foto, l'autonomia cresce del 50%, ebbene sì, e siamo a circa 12 ore di schermo attivo. Soffre molto i carichi pesanti e questo manda a picco l'autonomia, anche perché contemporaneamente alla sofferenza aumenta anche il riscaldamento. La qualità dello Snapdragon 865 invece è che non scalda mai, rimane sempre freddo e possiamo giocare anche a titoli pesanti e metterlo sotto stress al massimo, che non andrà mai in difficoltà. E questo assicura prestazioni elevate, forse non come le punte di prestazioni viste dall'Exynos, se vogliamo parlare solo di benchmark, ma assicura un risparmio energetico significativo. La versione Exynos invece spesso va in thermal throttling. Questo ovviamente comporta un calo delle prestazioni della GPU e si perdono frames. È così, lo dicono i grafici e i test. Per S20 Ultra è elevato anche il consumo legato alla connettività. Ad esempio, sul modem Exynos 5123, anche lui realizzato a 7 nanometri EUV, dovrebbe essere efficiente, ma ha impatti importanti sull'autonomia. Per quanto riguarda invece il modem abbinato allo Snapdragon 865, cioè l'X55, abbiamo consumi assolutamente ridotti. La batteria si carica molto velocemente sia con il wireless charger, sia tramite il cavo con il caricatore nella confezione da 25 watt. S20 Ultra supporta la ricarica super veloce a 45 watt e il caricatore da 45 watt è opzionale e costa 54,99 euro di listino con il suo cavo. Cosa costava inserire questo nella confezione? Vero Samsung? La ricezione è davvero ottima. Non abbiamo mai avuto buchi, non abbiamo mai avuto cali di ricezione e abbiamo girato. Ce lo siamo portati anche a Milano, ce lo siamo portati anche ad Arese, l'abbiamo utilizzato sia con Vodafone che con Very Mobile. Sempre 4G Plus al massimo con entrambi gli operatori, utilizzato anche in dual SIM. Anche là dove l'S10 Lite, avendoli confrontati, aveva qualche difficoltà in più, l'S20 Ultra aveva una ricezione ancora più stabile. Insomma, ragazzi, l'S20 Ultra Qualcomm ed Exynos hanno due processori e sono due smartphone completamente diversi. Noi non abbiamo tra le mani la versione del Galaxy S20 Ultra con l'Exynos a bordo per fare un confronto, ma se guardiamo al nostro utilizzo quotidiano, sembra davvero che il nostro S20 Ultra con Snapdragon
sia un altro dispositivo in tutto e per tutto. Quello che molti definiscono processore oggi è un complesso SoC che integra anche machine learning, image processor, scheda grafica e tanti altri elementi. Le scelte fatte da Samsung impattano anche sulla qualità delle fotografie, sulla resa grafica all'interno dei giochi e in tantissimi altri ambiti. E i due S20, con due processori così diversi, sono da considerare a tutti gli effetti due smartphone diversi. La nostra versione, ad esempio, non scalda mai, è sempre velocissima in ogni situazione, proprio come dovrebbe esserlo un prodotto di questa fascia. La speranza degli utenti Exynos ovviamente è che Samsung riesca a ottimizzare tutto con i prossimi aggiornamenti, magari ne sono già usciti in questi giorni, nel caso ditecelo sotto e raccontate la vostra testimonianza. La fotocamera doveva essere la migliore in assoluto, invece diciamo subito che sicuramente Samsung ha sfornato una fotocamera di altissimo livello. Ma veniamo ai dettagli. I 108 megapixel, lo zoom telescopico, i video in 8K. Il primo è legato proprio alle scelte fatte da Samsung in termini di fotocamere e su come lavora il sensore. Il secondo invece è legato alla resa sugli scatti notturni, che non sempre è risultata essere convincente. Samsung ha promesso un aggiornamento che noi abbiamo ricevuto e in effetti abbiamo notato qualche miglioramento nella UI 2.5, seconda versione, nella gestione dei colori nella messa a fuoco, che in certe condizioni non rendeva in modo soddisfacente. Abbiamo poi anche le patch aggiornate al 1 settembre 2020. S20 Ultra comunque scatta ottime foto in condizioni di luminosità standard, su questo non c'erano assolutamente dubbi. Uno degli aspetti forse meno chiacchierati, ma a nostro avviso interessante per chi scatta in chiave social, è la funzione scatto singolo, che automaticamente elabora e ritaglia diversi scatti da un singolo soggetto, proponendo versioni con effetti. La scelta di un sensore a 108 megapixel, come previsto, è corretta solo in chiave zoom, perché permette di coprire con una qualità migliore le focali intermedie fra l'1x ottico con sensore principale e i 4x ottici dati dal teleobiettivo periscopico. Se si pensa di scattare sempre a 108 megapixel, diciamo subito che secondo noi è una pessima idea, anche perché gli scatti realizzati in questo modo guadagnano in risoluzione, ma perdono in dinamica. Lo si nota soprattutto nelle scene con una forte differenza di luce. Scattando a 108 megapixel, il recupero sulle alte e sulle basse luci è quasi nullo, tanto che alcune zone della foto tendono a bruciarsi. C'è anche una questione peso, sono 50 mega a foto in JPEG, scattando a 12 megapixel invece il risultato è molto buono. Alla sera il sensore così piccolo richiede un po' più di pazienza sulla messa a fuoco e spesso si deve aiutare con il dito sul touch indicando la zona da gestire. Si nota come anche il sensore da 48 megapixel, che è stato messo dietro l'ottica periscopica, non sia impeccabile nella messa a fuoco. Sì, mette a fuoco, ma a fatica il soggetto in primo piano e non sempre in modo soddisfacente. Bisogna assolutamente dire che lo zoom fino a 10x senza perdita di dettagli e stabilizzato è assolutamente eccellente e non abbiamo mai avuto problemi anche con poca luce. Non abbiamo invece ben capito la scelta di Samsung di togliere il meraviglioso dual pixel che offriva una messa a fuoco perfetta in ogni condizione di luminosità. Per quanto riguarda i video, nonostante registri fino a 8K, sempre che non si usi la clip per riprese fisse su treppiedi con tanta luce, difficilmente questa possibilità è realmente sfruttabile. Per noi i video hanno senso fino ai 4K a 60 fps. La stabilizzazione e l'autofocus sono tra i migliori della categoria, senza mai incertezze. Anche l'audio ambientale è davvero ottimo. Insomma ragazzi, la versione con Snapdragon, che è quella che abbiamo provato noi, è decisamente migliore. Non ha mai rallentamenti e mai incertezze, mai lag, sempre pronto e reattivo a obbedire ai vostri comandi. Ci sentiamo a un prezzo consigliato su siti appositi di circa 900 euro, qualcosa in meno, di consigliare questa versione con Snapdragon 865 che dà il meglio di sé. Lo schermo è eccezionale, la fotocamera molto buona ma non miracolosa. Sulla carta poteva assolutamente esserlo e speriamo nei prossimi aggiornamenti di casa Samsung. I'm
riusciti ad acquistare Asus Zenfone 7. Neri perfetti e buoni bianchi. Abbiamo il supporto ai 90 Hz di refresh rate ed il supporto al 110% dello spazio colore DCI-P3. Ovviamente i colori sono settabili a piacimento. Ragazzi, speriamo che questa recensione vi sia piaciuta. Abbiamo voluto far capire alla community quali sono i limiti oggettivi che sono già stati testati da chiunque ormai della versione Exynos e quali sono i vantaggi e i pregi di questa versione con Snapdragon 865, soprattutto lato autonomia, prestazioni e anche usabilità nel quotidiano. Salutiamo gli amici malati di smartphone, iscrivetevi al loro gruppo Telegram, iscrivetevi anche al gruppo nostro che metteremo in descrizione, Revotech Group, continuate a seguirci, la rivoluzione è solo all'inizio. Un salutone da Pasqui e ci vediamo prestissimo. Ciao! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.